Buongiorno. Sì, certo. Che cosa ha detto il ministro agli studenti? Sì, siamo onorati della visita del nostro ministro degli interni, del prefetto, del questore e dei rappresentanti delle forze dell'ordine. Per la nostra comunità è importante, è un segno di vicinanza ed è un segno, un abbraccio che ha un grande valore sia sostanziale ma anche simbolico. Oggi ci hanno comunicato con nostro grande piacere che la nostra scuola verrà inserita nel circuito Scuole Sicure, che è un circuito curato dalla Questura di Roma, e quindi avremo un ciclo di interventi nella scuola che affronteranno i temi del cyberbullismo e di altre problematiche molto vicine ai giovani, e di questo siamo davvero molto contenti. Rimane più in generale, abbiamo sensazioni non di tranquillità di fronte a certe espressioni dure che vediamo nelle università e nelle scuole. Ultimamente c'è questa corrente carsica di antisemitismo che credevamo fosse ormai un ricordo del passato, invece questa che chiamo spazzatura del passato fuoriesce, e fuoriesce nei posti più nevralgici, nelle nostre scuole, nelle nostre università. Però siamo convinti che il nostro Stato, l'Italia, ha gli anticorpi per combattere questa malattia. Malattia che, se prendesse il sopravvento, ci porterebbe ad esiti molto pesanti per tutta la nostra nazione e la nostra civiltà. Grazie mille. Il ministro vi ha rassicurato? Sicuramente ci ha rassicurato. E il ministro è vicino ed è sensibile a queste tematiche, come lo sono tutte le nostre istituzioni. I ragazzi hanno detto qualcosa? I ragazzi sono stati davvero felici della presenza del ministro e delle forze dell'ordine. Il ministro ha più volte chiesto in varie classi chi volesse da grande fare il poliziotto, e c'è stata un'ovazione, e quindi bene così, abbiamo un buon vivaio. Avete parlato anche di dialogo, insomma, in questo. Vi ringrazio. Buongiorno. Grazie. No, il dialogo interculturale.